Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo lo sparo a manovella. Fucile di precisione automatico Rattrod. Fucile di precisione automatico a elevata cadenza di tiro. Potente sia negli scontri in movimento, sia dalla distanza media e lunga. Questo cecchino, ragazzi, ha una cadenza di tiro veramente elevata, infatti sparerà molto molto velocemente, il che renderà quest'arma veramente molto molto versatile rispetto ai tradizionali cecchini. Allora, innanzitutto facciamo un discorso chiaro a inizio video in modo che sia ben chiaro per tutti. Il fatto che questo sparo a manovella spari così veloce, si possa percare con due perk di danno critico e livello critico, e se poi vogliamo possiamo addirittura metterci una perk di cadenza di tiro, poi ovviamente ognuno fa le scelte in base alle proprie esigenze, però di fatto con queste caratteristiche risulta un cecchino veramente ottimale da utilizzare in combinazione con Zenith per congelare quanti più zombie possibili e tenere a bada quelli che sono appunto gli smasher in questo caso, no? Allora, ovviamente ricordiamo che non è il miglior cecchino per congelare, o meglio, per quanto mi riguarda la mia preferenza ricade sempre sul cecchino tubo a vuoto, che però, attenzione, utilizza munizioni energetiche, quindi molte volte siamo limitati da questo fattore, cioè diciamo che col passare del tempo, dei mesi, quando vediamo un'arma che appunto utilizza queste munizioni, tendiamo più a non utilizzarla, per appunto conservare meglio le nostre batterie, il nostro carbone, per cercare comunque di non sprecare tutto in una singola partita, anche perché poi il cecchino tubo vuoto mangia un sacco di munizioni, però di fatto per congelare risulta la più comoda, no? Beh, questo sparo a manovella cade in seconda posizione, ma se la combatte piuttosto bene, utilizza munizioni medie, quindi viti bulloni, legno e metallo, è vero che non ha un raggio continuo per poter congelare, però spara abbastanza veloce da permetterci di congelare più zombie nello stesso momento, è abbastanza precisa nel momento in cui andiamo magari a utilizzare il grido di guerra e a boostare la cadenza di tiro, diventa parecchio instabile in questo caso, però anche utilizzata in movimento risulterà veramente precisa e veramente comoda da utilizzare. Ovviamente ragazzi dovete sempre ricordare che è pur sempre un cecchino, cioè va bene utilizzarlo quando arrivano tanti abietti di gruppo, però chiaramente avendo comunque un mirino e non avendolo nel momento in cui sono troppo vicini a noi, diciamo, è molto situazionale il suo utilizzo, cioè è meglio utilizzarlo da una distanza medio lontana, ovviamente voi potete anche gestirvela nel caso si avvicinino troppo voi, però in linea di massima è un'ottima arma dalla lunga distanza, ancora meglio se a differenza di come l'ho trovata io voi la trovaste con una perk che appunto rallenta gli abietti. Secondo me in questo caso risulta veramente comodo, perché nel momento in cui comunque sparate appunto dalla lunga distanza quello che è uno smasher appena nato, oltre che comunque cercare di buttarlo giù per l'effetto dell'arma in sé, magari congelarlo con Zenith, gli applicherete anche l'effetto del rallentamento, quindi fate sempre molta attenzione in quale variante la trovate quest'arma. Io sono stato parecchio sfortunato da questo punto di vista, purtroppo la tengo con il tormento, però continuerò la mia ricerca affinché troverò questo cecchino con una perk di rallentamento e poi semplicemente farò il cambio. Voi ragazzi cosa ne pensate di quest'arma? C'è da dire che è un cecchino che sì, potevamo farne a meno, ma è molto meglio averlo inserito nel gioco e soprattutto è molto meglio se un domani lo abbiamo potenziato. Perché vi dico questo? Perché vi ritroverete sicuramente a fare il ruolo di quello che congela gli abietti se ancora un domani si tornerà a giocare veramente a questo gioco e non fare le missioni AFK, ragazzi. Però semplicemente l'alternativa al cecchino tubo vuoto, che per fare questo tipo di lavoro risulta magari il migliore, è lo sparo a manovella. Soluzione ottima e soprattutto molto più economica. Beh, questo come cecchino non è assolutamente mica male e non è assolutamente da tralasciare, ragazzi. È vero, non è dotato di questo danno così esagerato come siamo ben abituati con altre armi, però è una di quelle armi veramente versatili che appunto è possibile utilizzare in varie combinazioni, quindi congelare, danneggiare gruppi di abietti, ma anche piccoletti che si avvicinano troppo a noi, abietti grossi dalla distanza, meglio in quel caso se abbiamo appunto l'ultima perk che rallenta, oppure andare a percare questo cecchino con una cadenza di tiro per sfruttare ancora di più quello che è il suo potenziale, diciamo, di cadenza, oppure addirittura
assegnare quest'arma a un difensore e anch'esso farà sicuramente strage. Quindi mi raccomando, non fatevela assolutamente scappare. Il percaggio invece è molto semplice: doppio danno critico, una perk di livello critico, velocità di ricarica ed elemento a vostro piacimento. Bisognerà ovviamente optare per forza su una build critica, ovviamente, perché Zenith congela sui colpi critici, che poi su un numero così elevato di colpi non è importante che entrino tutti quanti i critici, infatti il ritorno di fiamma è molto più favorevole. Anzi, a maggior ragione che l'arma comunque spari così veloce e quindi ci dia modo, anche se non entrino per 2, 3, 4, 5 volte i colpi non entrino critici, il sesto colpo sarà comunque entrato abbastanza veloce da permetterci di fermare quello che è magari uno smasher che carica piuttosto che sta camminando, no? Insomma, è praticamente un'arma da non farsi scappare. Io, ragazzi, vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Ci tengo come al solito a sapere la vostra opinione al riguardo, quindi mi raccomando, lasciate un commento qui sotto, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io come al solito cercherò di rispondere a tutti quanti. Vi ricordo inoltre che per supportare la continua crescita di questo canale potete lasciare un bel mi piace e soprattutto inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. E per questo video era tutto. Noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella! We'll be right back.